tante cose da elencare, facciamo notte. Ma facciamo notte. Facciamo notte. E parliamo del Napoli di Luciano Spalletti. Eccoci qua, vi aspettavate lo spettacolo e lo spettacolo e lo spettacolo è arrivato, ragazzi. Stratosferico, un Napoli veramente stratosferico. Vi giuro che ormai dappertutto al mondo parlano di questo Napoli. Perfino da me in Germania gli influencer su TikTok, su YouTube, hanno fatto tantissimi video in questi giorni proprio parlando del Napoli. Napoli 100 bellezze, ragazzi, ma che cos'è? Come cazzo fate, ragazzi? Io non ho più parole, ragazzi. Io non so più cosa dire, non so più, devo fare un copia e incolla, un replay. Oramai i miei video sono sempre uguali, no? Poi danno la colpa a me, ma mica è colpa mia se questi fanno 4 gol alla volta. 4! Madonna, Madonna, ma 13 di fila, ma non si fermano più, ragazzi, non si fermano più. Allora sentite scurnacchiare una. E quest'anno, ragazzi, è un Napoli surreale, è un Napoli veramente, veramente surreale. Ormai il Napoli è una macchina da guerra, una macchina da guerra bella. La squadra più bella che c'è in questo momento in Europa, ragazzi, e lo dico col massimo rispetto parlando, veramente. Gira tutto bene al Napoli, gira tutto bene e da italiano, da sportivo, sono contento che facciamo questa bella figura in Europa, perché Napoli rappresenta anche l'Italia. Ragazzi, è una cosa incredibile. Io vi dico che c'è più rumore in Europa per questo Napoli che in Italia. È il sesto fra i favoriti per la Champions League. Lo sapevate questo? Il sesto è il Napoli. Vincono e continuano a offrire spettacolo. È un Napoli che non si ferma solo al risultato, no. Vuole esaltare la folla che prontamente risponde, che si riscalda. A chi piace il calcio, se guarda le partite del Napoli, si diverte. È una squadra oramai che gioca a memoria. Raramente una squadra italiana ha mai avuto, o forse non ce l'ha mai avuti, numeri del genere in Europa. Anche oggi, quando è poi una, calcolate che oggi Spalletti Pelatone ha fatto anche il Ho turnover. preso solo vittorie. E che vittorie! Cioè, oramai il Napoli non è più capace di non vincere, sa solo vincere. Anzi, non sa solo vincere, sa solo stravincere. Non dovrei essere stupito, ragazzi, non dovrei assolutamente essere stupito, perché sto Napoli lo conosciamo tutti, no? Quello che ha dimostrato dall'inizio di questa stagione a oggi ormai è cosa risaputa. E con tutto il rispetto, altro che Milan, Inter, Juventus, qua stiamo assistendo a qualcosa di diverso. 100 bellezze, ogni partita 100 bellezze. E come fai a non essere coinvolto dinanzi a una squadra del genere? E questi qua ci costringono, sì, utilizzo questo termine non a caso, questi ci costringono ogni volta ad aggiornare i numeri. Una squadra in questo momento da fantascienza, gente. Sembra che vengono da un altro pianeta, ragazzi. Cioè, perché le vittorie del Napoli non sono mai banali, sono proprio stravittorie. Pazzesco. Ha lasciato in panchina Cavastaminchia, ha lasciato in panchina Zielinski, Rona ha tratturato pure un Gladbach Rangers. Aspettate che mi alzo perché con i numeri di questo Napoli veramente mi devo concentrare, ragazzi. È uno squadrone allucinante questo qua. Chi lo avrebbe mai detto che oggi il Napoli sarebbe stata la favorita quasi indiscussa del campionato? Perché dopo quello che ci sta mostrando, questi qua sono i favoriti indiscussi. È un Napoli che mi sento di definire senza pietà. Se no oggi veramente, se avesse voluto il Napoli, veramente finiva 6-0 anche oggi. Sì, ragazzi, ma che cos'è l'Ajax di Cruyff? Ma cos'è il Barcellona di Messi? Non lo so, il Brasile di Pelé? Ma che cosa stiamo vedendo? Col Napoli non rischi mai, eh? Non rischi mai. Vuoi vedere una bella partita quest'anno? È così. Che vi devo dire? Che devi raccontare? Il Napoli è forte. Cazzo devo dire? Ormai da un po' che lo diciamo. Napoli assopiva tutto. Vado bene da tutto, Anzi, il Napoli non solo
il campionato sta andando a... vabbè, parliamo proprio di robe fantascientifiche. Cioè, sta ancora meglio. Lo spettacolo a Napoli continua. Il Napoli continua a vincere, a convincere e a giocare davvero a livelli straordinari. È una cosa, questo Napoli è una cosa che non se ci crede. Sta minchia, davvero, il Napoli ha tritato proprio come il formaggio, ha grattugiato tutti gli avversari. Un Napoli che vince e alla fine stravince. Il problema è che il Napoli è troppo, troppo più forte degli altri. Parlare di questo Napoli, mi invitate a nozze. Mi invitate a nozze a parlare di questa squadra qua. È giusto che sia così. È una delle squadre più forti del mondo, non c'è altro, non ci sono altre parole. Sia in Serie A, sia in Champions League stanno veramente distruggendo tutto e tutti. E alla fine vanno sempre a dama, che sia 1-0, che sia 5-6-0, 3-0, 2-0, vincono sempre e comunque. Una cosa imbarazzante, fa anche un po' di onore all'Italia, perché avere una squadra che in Europa trita tutti, figa, sembra passato di verdure, sta tritando tutto. Andate a comprare adesso, le bandiere non le trovate, questi vanno a vincere lo scudetto facile. Giocano a memoria, sono illegali, questi qua sono illegali, non si può, mamma mia. Un qualcosa di fenomenale, divertimento puro. Io vi faccio i complimenti, come sempre, perché quando si gioca per creare, quando si gioca per costruire, quando non si specula sul calcio, per dare. Guardare una partita del Napoli, da gioia, da gusto, da piacere. Guardare questa squadra per come si esprime, veramente una bellezza. Vince e convince, quindi è un Napoli che, come già anticipato più e più volte, vince in qualsiasi maniera. Fantastico, ragazzi, al Napoli vanno fatti soltanto gli applausi. Mi piange il cuore, ragazzi, mi piange il cuore, perché vorrei vedere anche la mia Juventus, non dico giocare come il Napoli, ma mi basterebbe un 20% di come giocate voi, credete. Amici dei Campi Flegrei, ragazzi, andate a comprare adesso le bandiere, perché dopo non ne trovate. Andate a comprarle adesso le bandiere. Tanto godiamoci questi numeri, questo Napoli, questo spettacolo, perché dobbiamo goderne. Da amanti del calcio dobbiamo veramente goderne.